Come avete visto nelle immagini eh, precedenti appunto al video, alle immagini di presentazione, oggi andiamo a fare la mia Amelie granny Jacket. Eh, devo dire la verità, ho pensato di fare questa um, nuova Amelie perché ho visto che effettivamente ne sono state fatte tantissime, è veramente piaciuta eh, tanto. E volevo fare la versione anche aperta e con manica lunga quindi ho deciso di rinnovare anche un po' il punto per non averle tutte uguali. Ecco, eh, essendo che ci sono tante di voi effettivamente, che ne hanno fatte anche più di una, ne hanno fatta anche più di una. Ehm, volevo appunto darvi un'impronta un po' diversa pur mantenendo eh, la struttura della Amelie originale. Quindi, ho fatto. Questa da bimba che avete molto apprezzato, e poi, eh, conseguentemente, ho fatto eh, quella da adulta, con la manica lunga. Quindi oggi io ne, ne rifarò un'altra da Bimba, ma con la manica lunga, così potete vedere come farla sia da bimba che da adulta in varie taglie. Per questo progetto. Allora, io ho usato, allora, questo è un cotone sempre. Ice Yams, uh, vi lascerò il link in descrizione perché in questo momento ho dimenticato quale filato è, quindi devo andare a ricercare l'etichetta. Eh, ve lo lascio comunque in descrizione così potete trovarlo. Io tutti i filati li acquisto da Italia Artisan e vi lascerò sia il, um, il link. Della, dello shop Italia Artisan che i link diretti ai filati che ho usato quindi sia questo cotone che questo filato che è invernale eh, io la mia l'ho fatta già in versione invernale in quanto l'ho fatta a manica lunga e ho deciso quindi di eh, usare un filato invernale per ora vi do la descrizione di quello invernale e poi vi lascio il link di quello estivo allora il filato invernale è un prima donna ed è un 50% lano, un 50% acrilico. I ferri eh, consigliati sono 3-4 mm. Io un, ho usato un uncinetto del 4, anche per questo cotone, ho usato un uncinetto del 4. Mentre vi dico che per questa ho usato. 100 grammi di cotone mentre per quella invernale o comunque quella fatta con il filato prima donna ho usato 350 grammi appunto di questo filato che è pari a 950 metri circa tutti i link ripeto ve li lascio in descrizione ora vi dico anche cosa ho utilizzato ho usato appunto un uncinetto a 4 mm che sicuramente non si vedrà perché è un po' chiara la scritta un ago da lana per nascondere i fili perché queste mh, le lì come per chi li avrà già fatte sa eh, che è top down quindi interamente senza cuciture l'ago da lana serve solo per nascondere i fili e due marcapunti oltre ad un tagliafili, ovviamente per tagliare il vostro filato quindi procediamo immediatamente al tutorial. Come vi ho fatto vedere in un precedente lavoro, inizierò con una catenella eh, di un numero imprecisato perché? Perché ehm, non voglio tenere presente del multiplo, che comunque, eh, il multiplo del, del granny è un 4 più 1. Non voglio tenere presente il multiplo, ma eh, iniziare. Eh, Provando addosso alla bimba la maglia, io, ovviamente, avendone già fatta una, so quanti moduli devo fare su una spalla eh, su, sul davanti, sul dietro e, e, e quant'altro. Quindi, ehm, so già quanti moduli me, devo mettere. Però, eh, per chi non lo sapesse, eh, vi lascio poi sopra nella i, nelle info, il video che vi fa vedere la partenza senza catenelle. Perché secondo me è molto più semplice misurarsela addosso. Se nel caso non avete. Una uh, bimba, uh, quindi dovete fare comunque il lavoro per qualcun altro e di conseguenza non avete una bimba a portata di mano per prendere le misure, uh, ci sono vari. Um, varie misure standard e quindi fate riferimento ai centimetri, quindi non ai moduli ma ai centimetri. Fate un campioncino del punto col filato che dovete utilizzare e quindi andate a eh, misurare quanto è ogni modulo per sapere quanto eh, me quante, mh, quanti moduli puoi mettere sul davanti e sul retro, quindi sulle due parti davanti e sul retro, quindi dove posizionare gli angoli. Io in questo caso partirò direttamente col punto granny sapendo già che devo fare 5 eh, moduli su un lato, 5 sull'altro e 10 dietro. Quindi partirò con fare 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, quindi carico il filo, conto 3 e nella quarta vado a mettere la mia seconda maglia alta. Dopodiché nella successiva catenella vado a fare la terza maglia del modulo granny quindi una catenella salto una catenella sottostante e quindi nelle prossime 3 catenelle su ognuna vado a fare una maglia alta 2 e 3 una catenella di separazione di nuovo salto una catenella di base e nelle prossime 3 catenelle vado a fare su ognuna di esse una maglia alta così fino a contare 5 moduli quindi di nuovo salto una catenella e di nuovo 3 maglie alte 2 e tre, di nuovo quindi l'ultimo modulo perché sono già a quattro. Faccio una catenella, salto una catenella e di nuovo una. 2. E tre maglie alte. Ora. Questo lo conto già come un angolo, quindi in metà angolo faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, nella prossima maglia senza saltare, quindi nella prossima catenella senza saltarne alcuna, entro e vado a fare la prima delle catenelle che vanno a costituire il modulo da 3, quindi nella successiva vado a fare di nuovo una maglia alta e in quella dopo nuovamente una maglia alta. Vedete abbiamo fatto due moduli separati da una catenella ma invece di saltare la catenella sottostante come ho fatto per gli altri moduli, queste le lavoriamo consecutivamente, quindi senza saltare nessuna catenella di base eh, facciamo le 3 catenelle e nella successiva l'altro modulo da 3 senza saltare nulla. Quindi ora vado a fare una catenella e vado a fare altre contando anche questa. E contando anche la metà angolo dall'altro lato ehm, 10 moduli da 3 ci rivediamo al termine quindi ci vediamo all'altro angolo quindi vedete fatti i 10 moduli sulla schiena contando sempre in, mh, le metà degli angoli quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 facciamo 3 catenelle e senza saltare alcuna catenella sottostante, entriamo direttamente, quindi qui, e andiamo a creare il nostro modulo da 3 che poi andrà a comporre, diciamo, vedete l'angolo. Aspettate, devo aver tirato un filo. Ah, ecco qua. È venuto un po' storto, ho tirato dentro il filo. Ecco qui. Quindi non mi piace, lo rifacciamo. <ride> Perché non mi piace che tiri quel filo. Ecco qua. Se tira il filo poi mi dà l'impressione che lasci l'angolo storto e quindi preferisco rifarlo. Quindi 3 catenelle, tutto fatto in diretta. <ride> ecco qui, andiamo a fare una. Ecco, finalmente l'angolo è bello. 2. ecco qui e 3. Ecco qua, vedete come è bello l'angolo. Quindi andiamo a fare da questo lato le 5 rimanenti, compreso l'angolo, perché vedete anche di qua se noi contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi dobbiamo farne 5 anche dopo quest'angolo. Quindi contando sempre metà angolo, che sarà la prima, ne dobbiamo fare altri 4 moduli. E noi ci vediamo in fondo. Al termine del nostro primo giro noi abbiamo posizionato quelli che saranno i nostri angoli e abbiamo le nostre eh, due metà davanti. Adesso è normale che il lavoro sia così perché noi dobbiamo vederlo in questa prospettiva, quindi piegato a metà. Ora cosa facciamo? Procediamo con fare il punto granny. Quindi facciamo 3 catenelle per alzarci, una. 2-3. Voltiamo il lavoro, una catenella per saltare il primo modulo da 3, in questo modo carichiamo il filo ed ora andiamo a lavorare sempre negli spazi tra i moduli. Quindi, in ogni spazio tra i moduli andiamo a lavorare 3 maglie alte, in questo modo, una catenella per saltare il modulo sottostante, di nuovo nel foro successivo al modulo andiamo a fare di nuovo le nostre tre maglie alte quindi è proprio il classico punto granny una catenella per saltare il modulo sottostante nel prossimo spazietto andiamo a fare le nostre tre maglie alte 2 di nuovo una catenella saltiamo nel prossimo foro 3 maglie alte So che quasi tutte sanno fare il punto granny, però io non, non do mai niente per scontato, quindi ribadisco sempre il punto. Una catenella per saltare, quindi ora dobbiamo andare nell'angolo e facciamo 3 maglie alte nell'angolo, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2. E tre. Allora di solito si fa nell'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Io ne ho aggiunta una di catenella perché la melì ehm, deve chiudere, deve avere diciamo una ehm, come dire un'angolazione un, un po' diversa, deve chiudere un attimino di più e quindi ho aggiunto la catenella per poter avere più chiusura. Quindi uscite dall'angolo, procediamo normalmente come fatto finora, quindi la catenella e di nuovo si lavora normalmente il punto granny, quindi lavorando solo dentro gli spazi in questo modo. Quindi io proseguo con lavorare il mio retro della, del giacchino e ci rivediamo all'altro angolo. Sono giunta all'altro angolo quindi vado a lavorarlo come quello precedente, quindi entro nell'angolo e vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo sempre nell'angolo 3 maglie alte, una catenella e vado a lavorare quindi l'altra metà del davanti normalmente a punto granny quindi lavorando negli spazi in questo caso ci arriviamo insieme perché è ancora piccolino quindi anche abbastanza veloce ecco qua scusate se vado velocemente ma avendo capito com'è il punto granny mi sbrigo abbastanza per evitare di perderci troppo tempo e fare diventare questo video lunghissimo quindi ecco qua arrivati quindi alla fine del giro una catenella e andiamo a fare una maglia alta sulla terza catenella d'inizio quindi in quella che sarebbe la nostra terza maglia del modulo ecco qui in questo modo quindi facciamo di nuovo 3 catenelle, voltiamo il lavoro, quindi questa sarà la nostra prima maglia del modulo, andiamo a lavorare le altre due all'interno dello spazio sottostante, in questo modo, così. Vedete, abbiamo creato all'interno di questo foro, del foro sottostante, abbiamo creato il modulo da 3, il primo sopra alla maglia alta sottostante sostituito quindi dalle 3 catenelle e gli altri due all'interno del foro quindi ora andremo a lavorare normalmente il nostro punto granny e a fare normalmente il nostro angolo come fatto fino ad ora quindi andate avanti in questo modo fino ad arrivare all'altezza sotto Uh, per lo scalfo manica tenete conto che la melì scende un pochino di più quindi non è una maglia uh, top down normale classica dove dovete chiudere per forza sotto l'ascella. voi se avete già fatto la melì usate lo, stessa, lo stesso sistema per calcolare quindi vi appoggiate il pannello addosso o addosso alla bimba oppure prendete le misure che avete uh, quindi preso alla bimba o le misure standard e dovete arrivare ad avere la larghezza per la manica e ovviamente la larghezza del torace, quindi la circonferenza del torace, perché ovviamente dovrà andare bene alla bimba mh, a torace, di conseguenza le misure sono queste. Quindi proseguite in questo modo fino agli scalfi e noi ci rivediamo lì, vi faccio vedere come si chiude, come si procede naturalmente, poi come si fanno le maniche. Ci vediamo quindi. Più tardi, ovviamente, a parte il vederci più tardi, voglio farvi vedere come si conclude il giro perché magari tutti non po possono non sapere appunto come si conclude. Quindi, io sono entrata nell'ultimo spazio, vedete con ecco qua, lo rifaccio così potete vederlo bene. Sono entrata nell'ultimo spazio facendo due maglie alte in questo modo, dopodiché. Dal basso verso l'alto ho contato 3 catenelle, 1, 2 e 3 e sono entrata nella terza catenella di inizio. Allora, potete fare in due modi, o nella terza catenella di inizio oppure entrare direttamente nello spazio. In questo caso si potrebbe anche entrare direttamente nello spazio perché obiettivamente... Ehm, ho visto anche nell'altra che viene bene, anche perché poi va rifinita e quindi, comunque poi eh, verrà benissimo, anche entrando direttamente con le tre maglie nello spazio. Quindi si poi alza con 3 catenelle, una per saltare, ovviamente il primo modulo da 3 sottostante e si continua ecco a lavorare il granny normalmente. Quindi lavorando sempre e soltanto i moduli da 3 negli spazi. Quindi, fatta questa precisazione che poteva non essere chiara per tutti, ovviamente, perché non tutti sanno fare il punto granny, direi che vi do appuntamento dopo. Eccoci qua. Arrivati a questo punto, vedete, io ho già messo i miei marcapunti per chiudere, eh, per fare gli scalfi manica. Allora, eh, per chiudere si misura come eh, un semplice cardigan top down o come se avete già fatto la amelie, tenendo presente però e ve lo faccio sempre vedere sulla mia figurina ecco, in questo modo. Tenendo, scusate il cellulare, mettiamo il silenzioso. Eh, tenendo sempre presente però che la melie eh, non arriva precisamente sotto l'ascella ma essendo una, uh, un poncio girato avrete la scollatura così e la manica scenderà in questo modo quindi dovrete tenere presente in questa misura che la melì uh, faccia star dentro comodamente il braccio quindi dovrete tenere presente che uh, dovete avere lo spazio per il braccio e la larghezza del busto quindi non arriverà perfettamente sotto l'ascella, ma scenderà un pochino come eh, quasi una manica mh, leggermente a pipistrello. Ecco quindi, non, ehm, non riuscirete a chiuderla perfettamente sotto l'ascella come una maglia top down perché. A meno che voi non siate fortunati ad avere una misura precisissima, anche la mia diciamo che l'ho chiusa più o meno a questa altezza. Quindi eh, vedete, non dico al gomito, ma comunque non precisamente sotto la ascella, la dovete solo appoggiare, quindi appoggerete. Ora sposto il mio disegno appoggerete per l'appunto eh, sulle spalle eh, il vostro eh, la vostra l'inizio del vostro lavoro non mi veniva l'inizio del vostro lavoro lo appoggerete sulle spalle e controllerete per l'appunto già provando met a mettere dei, dei marcapunti io per agevolare ho preso proprio la eh, mia amelia adesso ve la faccio vedere tanto so quanto l'ho lasciata larga ho preso la mia amelia e me la sono messa attorno al braccio per vedere adesso questa è da bambina ovviamente e quindi me la sono messa attorno al braccio per vedere più o meno quant'era la misura del mio braccio senza dover prendere misure col metro ecco quando ho visto quello ho messo il marcapunti dove pensavo fosse eh, la misura corretta quindi in questo caso io ne ho contati 5 allora io per contare ovviamente conto gli spazi quindi l'angolo eh, lo spazio dell'angolo non lo conto e conto 1 2 3 4 e 5 in questo caso è da bambino quindi 5 davanti 5 dietro vado a posizionare il marcapunti vado a provarla come un qualsiasi cardigan top down, quindi me la infilo, infilo le braccia e controllo. Se ritengo che mi vada bene, mi fermo. Se invece ritengo che eh, sia stretta o la manica sia stretta o il busto non sia della dimensione giusta, perché dobbiamo tener conto che poi noi qua chiudiamo, questa deve essere la larghezza, diciamo, del nostro busto, quindi questa deve essere la misura a quel punto. Se non va bene, decidiamo se proseguire con un altro giro. Se invece vediamo che va bene, iniziamo come in questo caso perché io avendone già fatta una. Vedete, ho la misura di riferimento e di conseguenza so che sono arrivata e quindi so che devo chiudere ehm, senza misurarla sulla bambina o su una maglietta della bambina o in ogni caso. Prendendo misure standard che troviamo tranquillamente eh, online, benissimo. Allora a questo punto vi faccio vedere come si chiude per lo scalfo manica. Posizionati quindi i nostri marcapunti, andiamo a fare le 3 catenelle di inizio. Ovviamente ho il la... La disegno granny del giro precedente qua presentava eh, l'archetto quindi volto e le altre due maglie vado a farle all'interno dell'archetto del punto granny e quindi vado a fare normalmente il punto granny fino ad arrivare allo scalfo manica in questo momento noi lo faremo insieme perché tanto essendo una misura da bambina ci si arriva eh, velocissimi sono pochi sono 5. 6 gli archetti da lavorare. Qua sono arrivata al mio marca punti. Vedete il marca punti, ce l'ho qui all'interno. Quindi entro dove ho il marca punti e vado a fare le mie tre maglie alte, senza catenella di eh, separazione tra un modulo e l'altro. Giro ovviamente il lavoro in questo modo, vedete, in modo che ho dalla mia parte per continuare comunque sulla parte sotto e quindi non lavorando sulla manica in questo modo, ora ve l'ho fatto vedere da questo lato, ma ovviamente il lato giusto è questo perché sto lavorando dal rovescio. Carico e dentro sempre nel foro dove ho al suo interno il marcapunti. Non vi ho fatto fare la Catenella tra un modulo e l'altro, semplicemente perché già essendo, eh, la parte che andrà sotto la scella tende a tirarsi quindi anche se non c'è la catenella, rimarrà largo. Vedete adesso. Io, per farvi vedere meglio dove ho lavorato, vado a togliere il marcapunti in questo modo, tentando di non tirare i fili. Eccolo qua, tiro il mio filo e vi faccio vedere. In pratica, ecco qua, ho lavorato. questa da questo lato e da questo rimane libera, ovviamente, la parte che sarà adibita alla manica. Quindi ora io il mio marcapunti posso tranquillamente eh, lasciarlo giù perché ho di fatto eh, finito, non mi serve più, quindi vado a eh, toglierlo e proseguo lavorando sul retro del nostro giacchino. Vedete, questo è la chiusura della manica quindi sul retro del nostro giacchino fino ad arrivare al prossimo marca punti dove insieme faremo la stessa cosa già fatta da questa parte sono nuovamente arrivata al marca punti quindi ho qui dentro il marca punti vado a fare qui dentro il mio modulo da 3 senza catenella ovviamente vedete ho da questa parte il lavoro quindi entro Dall'altro lato dove ho posizionato la catenella nel foro del granny, vado a fare l'altro mio modulo da 3, ripeto, senza separazione nel mezzo perché tenderà già a allargarsi. Non voglio che poi sotto l'ascella vi rimanga un buco enorme e quindi non ho posizionato ecco la catenella tra i moduli. Tolgo il mio marcapunti e abbiamo chiuso: vedete, abbiamo chiuso l'altro. Al quindi procedo normalmente col punto granny ora io andrò avanti eh, a fare ovviamente due giri dove lavoreremo soltanto il busto perché questo lo voglio lasciare proprio eh, come si dice più scaldacuore così ve lo faccio vedere in tre versioni diverse. Questo qua lo farò scaldacuore con manica tre quarti. Poi uh, vedrete appunto, avete già visto appunto il, uh, il, giacchi, il um, bolero per la bimba a manica corta, e in più il mio giacchino a manica lunga. Quindi vi faccio vedere le tre versioni, perché uh, la manica, nel momento in cui vi faccio vedere come si fa, si fa senza nessunissima variazione dall'inizio alla fine, quindi come vi faccio vedere, la manica si fa fino alla fine, allo stesso modo, senza più avere diminuzioni. Quindi, anche se io questa la farò a tre quarti e voi deciderete di farla lunga, il risultato sarà lo stesso medesimo del mio giacchino. Se invece volete lasciare la manica corta, il risultato sarà questo, o comunque il risultato che avete visto sul eh, bolerino. Fatto in cotone, se la volete lasciare a tre quarti vi verrà come questa. Le misure vedete sono uguali, vanno bene per tutti: nel senso, è un poncio. Quindi, il poncio in maniera inteso come in maniera classica, eh, una volta trovata la misura del girocollo. La misura varia soltanto facendo giri in più, quindi che sia da uh, bimba o bimbo o che sia da adulto non cambia assolutamente. Eh, variano solo i giri di lavorazione, però non voglio perdermi ulteriormente in chiacchiere, vado a fare i due giri che voglio fare qui sotto e poi vi faccio vedere come si fa la manica. Ecco, volevo specificare un'altra cosa, io sto facendo il secondo giro dopo la chiusura dello scalfo. Qui in mezzo dove noi non abbiamo fatto la catenella, comunque andremo ad agganciare un modulo, quindi eh, entreremo proprio all'interno, ehm, all all'interno direi avvolgeremo, ecco, ehm, tra eh, diciamo un modulo e l'altro, anche se non c'è la catenella, vedete, andiamo a creare un modulo qua proprio sotto eh, lo scalfo quindi volevo specificarlo altrimenti non, non avreste saputo se saltare o non saltare quella maglia perché anche se io non ho fatto la catenella tra un modulo e l'altro lì in mezzo posizio posizioneremo scusatemi ugualmente il nostro eh, modulo da 3 vedete in questo modo altrimenti eh, diciamo che andremo eh, andremo ad apportare una diminuzione, cosa che non vogliamo fare, perché se abbiamo preso la misura precisa per, per il nostro davanti e il nostro retro, eh, insomma, fare delle diminuzioni potrebbe poi darvi un risultato diverso da quello che eh, speravate. Quindi mi raccomando, anche dall'altro lato, vedete, in questo caso, qui in mezzo io avvolgerò questa maglia tirata, perché in realtà questo che vedete è la catenella appartenente all'ultima maglia alta del modulo precedente allo scalfo. Io avvolgerò qui come ho fatto qui eh, un modulo da 3, quindi andrò a creare qui un modulo da 3. Bene, vado a finire il giro e poi facciamo la manica insieme eccoci giunti a questo punto come vedete io questo lo voglio lasciare proprio a scaldacuore quindi non vado ulteriormente ad abbassarmi anche perché lo sto facendo veramente questo con un avanzino di filato che non è neanche 100 grammi di conseguenza è quasi penso una erano rimasto una cinquantina di grammi quindi so di non avere abbastanza filato per allungare eh, questo filo è quello che ho staccato dalla lavorazione del busto che andremo poi a nascondere nelle rifiniture. In questo momento vi faccio vedere come continuare con le maniche. Quindi, che sia da bimba o sia da adulta, il procedimento è lo stesso. Quindi andiamo a fare il nostro cappietto che metteremo sull'uncinetto e vi faccio vedere proprio con la mano dove sono. Allora, io in questo momento sono qui. Vedete, abbiamo questo. Foro qui e questo foro, foro qui a lato della maglia creata sotto la l'ascella. Ora noi faremo un modulo in questo foro e un modulo in questo foro senza catenella di separazione. Lavorate già in questo senso perché andremo a lavorare in circolare. Quindi, da, da ora e inanzi, eh, sarà lavorato sempre al dritto. Quindi, sinceratevi di essere dal lato giusto del lavoro. Quindi vedete, io già per esempio in questo caso sono al rovescio. Devo voltarlo per essere al dritto del lavoro, vedete il dritto lo riconoscete dal primo giro, Se il primo giro è al dritto, è al dritto tutta la maglia. Ecco in questo modo, vedete, avevo lavorato al rovescio. Io prima. Quindi ora vado ad attaccarmi con la manica in questa posizione, così, allora mi attacco prima da questo lato. Un, ecco qua, entro proprio in questo modo. Vado a caricare il mio filo. Fatto forse un giro di più. Ecco qua, ho caricato e vado a fare una maglia bassissima. Metto sotto il filo e sono già dal lato giusto. Le 3 catenelle per fare la prima maglia alta. Teniamo in basso il nostro lavoro, adesso è piccolo e si vede poco, ma se lo fate su un lavoro lungo si vede meglio e vado a fare le altre due maglie alte all'interno sempre di questo foro, quindi una e due. Scusate, fa caldo e il filo sull'uncinetto cicola. Dopodiché entro dall'altro lato di questo modulo centrale, quindi proprio qui carico, entro senza catenella di separazione e vado a fare altre tre. Maglie alte in questo modo e ci ritroviamo così, vedete? Abbiamo creato due moduli, uno a destra e uno a sinistra della maglia centrale che avevamo creato sotto la scella, senza, però, catenella di separazione. Non è necessaria. Tanto questa sarà eh, sarà sempre la parte che noi andremo a diminuire. Quindi quella catenella è superflua. Ora andiamo a lavorare il granny normalmente fino ad arrivare al prossimo angolo, vedete: quindi entriamo. Qui abbiamo un punto di traverso e un punto dritto. Non ci interessa. Entriamo e lo lavoriamo. Andiamo a lavorare in ogni ehm, foro del punto granny, quindi in ogni archetto del punto granny, noi andiamo a fare il punto granny come eh, lavoriamo solitamente questo punto. Quindi la catenella, entriamo nel prossimo foro. Adesso la facciamo tutte insieme, la manica, perché tanto è piccolina e si fa in fretta. Io per quello preferisco lavorare sui campioni o sui modelli da bambino perché veramente fare il tutorial ci si mette molto meno e quindi non diventa una cosa lunghissima quindi lì lavoriamo tutti fino ad arrivare all'angolo in questo modo vado un po' velocemente così vi faccio vedere bene allora siamo arrivati prima dell'angolo modulo da 3 Catenella entro nell'angolo e qua c'è la prima variazione quindi, prima ed unica parte le diminuzioni. Quindi andiamo a fare sempre le nostre tre maglie alte, ma facciamo una sola catenella e 3 maglie alte perché, da ora in poi, ogni angolo che mettiamo quindi tutti gli aumenti che mettiamo nell'angolo, dobbiamo diminuirli sotto la scella nella parte bassa della manica se noi eh, facessimo sempre 3 maglie alte 3 catenelle e 3 maglie alte io non avrei le stesse maglie da diminuire da questo lato e quindi la manica tenderebbe ad allargare pochino perché comunque andiamo a fare delle diminuzioni ma allargherebbe comunque un po invece se io la voglio dritta quindi proprio a sigaretta dritta Devo per forza diminuire un po' anche gli aumenti da questo lato, pur facendoli perché noi vogliamo che mantenga la punta la manica. Quindi dobbiamo farli lo stesso. Quindi procediamo normalmente col granny in uscita: quindi non ci sono più altre variazioni al punto granny, in questo modo e arriviamo di nuovo sotto alla manica. Questo procedimento che vi sto facendo vedere lo dovrete adottare per tutta la manica. La manica non ci sono altre diminuzioni per scendere dritti, perché nel momento in cui eh, qua facciamo l'aumento ma qua sotto facciamo la diminuzione, la manica sale dritta quindi continua dritta, non cresce e non diminuisce. Quindi, eh, oltretutto, la lì non essendo, non partendo dal giro, manica, la manica già rimane più stretta e quindi non servono ulteriori diminuzioni. È questo è il bello della Milì. Non bisogna diventare matti con le maniche, allora procediamo in questo modo. E sono arrivata praticamente al punto di partenza. Quindi, qua vedete. Allora Aspettate, perché devo girarlo nel modo giusto, se no non riuscite a vedere dove sono. Allora, aspettate un attimo. Ecco qua, eccomi qua devo farvi vedere bene se no non si capisce vedete io sono all'ultimo punto granny ah, no, ne ho ancora uno qua scusate ecco perché non mi ritrovavo ne ho ancora uno qui ecco qua lo faccio l'altro mio foro granny dopodiché la catenella e mi congiungo nella eh, prima maglia quindi nella terza catenella d'inizio in questo modo così. E io ho concluso, vedete, il primo giro della manica. Ora ho qua proprio la mia manica. Vediamo se riesco a mettervelo giù così si vede bene. Sono arrivata a questo punto, vedete? Ho la mia manica. Questo è il corpo. Ecco, se lo metto giù bene si vede bene. Questo è il corpo e questa è la manica. Vedete che non abbiamo eh, buchi? È perfettamente Procediamo in questo modo, ve la faccio vedere proprio tutta in un'unica tirata, la manica perché è talmente semplice, sembra difficile ma è semplicissima. Ora noi siamo qui sotto, che è l'angolo, vedete? Siamo qui, queste due sono le maglie centrali che saranno sempre le nostre diminuzioni, quindi sono quelle che abbiamo fatto attorno alla maglia centrale della uh, scalfo manica, questa è quella centrale, queste due sono quella destra e quella sinistra. Facciamo 3 catenelle e rientriamo nel foro quindi come se tornassimo indietro rientriamo nel foro da dove sono uscite le 3 catenelle e facciamo eh, aspettate dobbiamo caricare scusate carichiamo entriamo nel foro dove abbiamo appena fatto la eh, maglia alta e facciamo la seconda maglia alta rientriamo nel foro in questo modo e facciamo la terza maglia alta senza catenella saltiamo questi due moduli che abbiamo creato prima e carichiamo, entriamo nel prossimo foro granny e abbiamo fatto la prima diminuzione in questo modo. Perché io non ve le ho fatte saltare queste, ve le ho fatte fare, qualcuno si chiederà scusa, prima me le fai fare e adesso me le fai togliere. Ve lo spiego subito perché sennò qui sotto sarebbe rimasto un buco e sarebbe rimasto come se la vostra maglia fosse bucata quindi io queste prima ve le faccio fare ma da qua iniziano le diminuzioni quindi d'ora in poi queste due maglie come queste due saranno quelle che verranno sempre saltate perché qui facciamo gli aumenti e qui facciamo le diminuzioni quindi Continuo il giro facendo di nuovo l'angolo, sempre con 3 maglie alte, una catenella 3 maglie alte, ci rivediamo qua perché questa è eh, diciamo, la cosa da capire eh, adesso, nella manica. Quindi l'angolo è facile, la variazione è solo che invece delle 3 catenelle, ce n'è una sola, ma qui sotto vorrei farvelo vedere ancora una volta. Quindi faccio tutto il giro e ci rivediamo qua. Eccomi è arrivata nuovamente quindi sotto l'ascella, ho fatto il mio ultimo modulo, vado a collegarmi nella terza catenella all'inizio del giro, inizio giro in questo modo. Vedete e faccio la stessa cosa di prima. Quindi faccio le mie 3 catenelle, torno indietro, carico il filo, torno indietro nel foro dal quale sono uscita con le catenelle, in questo modo e vado a fare altre due maglie alte sempre tornando indietro in questo modo. Catenelle di separazione, carico salto un modulo, un modulo, quindi sempre questi qua dell'angolo li salto entro nel modulo successivo in questo modo. Vedete si crea proprio la diminuzione sotto la manica. Quindi andiamo a fare questo: ecco qua mi si è torcigliato il filo. Andiamo a fare questo e procediamo in questo modo per tutti la nostra manica quindi ora vi faccio vedere come è venuto ovviamente sul progetto originale vedete sul mio progetto originale questo è il sotto della manica vedete queste sono le diminuzioni si confonde assolutamente nel punto grande ve lo avvicino non vedrete niente alla fine della lavorazione vedete questo è il sotto e questo è è la parte della punta, alla fine, vedete, non si vedrà nulla e la manica, come potete vedere, è perfettamente dritta, quindi non ha aumenti né diminuzioni, è drittissima. Non necessita di diminuzioni, poi vedete se, fa, se usate lo sfumato che ho usato io, comunque uno sfumato in generale, guardate avrete le bellissime sfumature in diagonale sulla manica, la manica punta che è bellina perché rimarrà sul dorso della mano. Ma se non vi piace così, c'era un'amica che sulla melì, sulle maniche della Meli per renderle dette, aveva eh, Daniela, la nostra amica Daniela del gruppo Facebook, aveva adottato un sistema, aveva messo qui un bottoncino. E aveva fissato la manica in questo modo quindi la manica rimaneva dritta aveva anche la particolarità ecco di avere questa piega a punta che era molto carina potreste anche mettere un bottoncino qui applicato e all'occorrenza eh, tirare giù o mettere su la manichina come potrete fare anche qui sul collo io ho messo un bottoncino ma volendo voi il bottoncino potreste metterlo più giù quindi qua e qui applicare due bottoncini che vi tengono aperto il colletto come se fosse a V. Diciamo che ci sono molte alternative, la Melì lascia spazio un po' all'interpretazione. Bene, io ho rifinito tutto, vedete, con quattro giri di eh, maglia bassa sui laterali e soltanto uno sopra e uno sotto facendo poi eh, diciamo una, delle catenelle che ho ricoperto con delle maglie alte per fare l'occhiellino dove ho eh, poi agganciato dove va agganciato il bottoncino vedete la mia Amelie eh, Granny Jacket è finita io vi faccio vedere questo ovviamente col bellissimo filato di Francesca Italia Artisan vi lascio tutto in descrizione sia l'occorrente per questo che è una taglia M, non vi do i centimetri perché, secondo me, è inutile. Eh, in quanto eh, con la partenza che vi ho dato, dovreste tranquillamente potervela misurare addosso e decidere voi di quanto eh, farla, eh, di quanto fare, perché varia solo la partenza, vedete, è molto, molto bella! Mi piace moltissimo, la userò tanto. Se la fate in cotone, può essere più. Bellissima da mettere nelle serie d'estate anche così a manica corta per le vostre bimbe. In questo caso per la mia bimba ho fatto questa eh, con questo bellissimo cotone, sempre Italia Artisan. Vi lascio in descrizione anche il link, di il link diretto di questo e il link diretto di questo filato che è il Prima Donna. Questo non lo ricordo al momento, quindi ve lo lascio in descrizione. Molto bello e fresco questo filato. Eh, so che è un 100% cotone mercerizzato Non ricordo adesso eh, qual è di preciso perché ce ne sono talmente tanti, talmente belli che i nomi mi sfuggono. Io vi do appuntamento se volete al prossimo tutorial e se volete venire a trovarmi sul mio gruppo Facebook Creando con Lucia e Franci, eh, sarò felice di vedere. Tutti i vostri lavori fatti con i miei tutorial o con i tutorial eh, di altri, non è necessario per forza che siano miei o vostri lavori personali. Per ora vi saluto, vi mando un grosso bacio, spero che vi sia piaciuto questo video. Ciao ciao da Luci, a presto!